Benvenuti nel mio canale. Oggi parleremo delle cause dell'ansia, ma se sei nuovo qui, non dimenticare di seguirmi e attivare le notifiche per non perderti i prossimi video sul benessere mentale. Lo stress. Sappiamo tutti che lo stress è una parte inevitabile della vita, ma sai che lo stress può essere una delle principali cause di ansia? Immagina di essere sommerso dalle pressioni quotidiane, dal lavoro o dallo studio, dagli impegni familiari, dalle responsabilità e dal livello di prestazione magari richiesta dallo sport che pratichi. Spesso le nostre risorse interiori non sono sufficienti per rispondere alle richieste dell'ambiente. I ritmi sono troppo veloci e questo accumulo di stress fa crescere l'ansia in una maniera poderosa. I traumi passati. Oltre allo stress, i traumi del nostro passato svolgono un ruolo significativo nell'ansia patologica di molte persone. Un trauma può essere un'esperienza spaventosa o sconvolgente che ha lasciato un segno profondo nella nostra mente. Ad esempio, un incidente grave, una perdita significativa oppure un evento traumatico dell'infanzia. Questi eventi possono aver generato uno stato di allerta dentro di noi che continua a persistere giorno dopo giorno, anche da adulti, se è successo da piccole, sebbene l'evento traumatico non ci sia più. Predisposizione genetica. Ma l'ansia non è solo causata da fattori esterni, anche la predisposizione genetica può svolgere un ruolo importante. Immagina la tua famiglia. Se ci sono parenti che hanno lottato con l'ansia, c'è una probabilità maggiore che tu possa ereditare questa predisposizione, che non è solo genetica, ma che si trasmette anche per condizionamento. Ovvero, se sono piccola e avverto che mia mamma va in tensione quando si allontana da casa, di conseguenza il mio cervello di bambina inizierà ad associare l'allontanarsi da casa a qualcosa di ansiogeno, a questi sentimenti, questi sintomi di ansia. E anche crescendo proverò questi sintomi quando vado ad allontanarmi da casa per magari fare le mie esperienze. Squilibri chimici nel cervello. E non dimentichiamoci una cosa importantissima, gli squilibri chimici nel cervello. Questi possono influenzare la regolazione delle emozioni e contribuire all'ansia patologica. I fattori che con più facilità creano disequilibrio nel nostro cervello sono le sostanze stupefacenti, anche quelle leggere, e l'alcol. Immagina il cervello come un'orchestra in armonia. Ogni squilibrio è una disarmonia nella sua musica. In definitiva, l'ansia può avere molteplici cause e spesso è una combinazione di fattori che scatenano questo stato di attivazione. Ma la buona notizia è che identificando questi fattori specifici possiamo affrontare l'ansia patologica in modo efficace e lavorare verso il benessere mentale. Se hai esperienze o domande da condividere, lascia un commento qui sotto, mentre nel box in descrizione troverai alcuni link di approfondimento e anche come posso aiutarti in pratica. Grazie per aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo.